Dai, va, che moglie dice dei terreni, del straotto, delle riprese televisive, guarda, eh. Ma veramente l'ultimo giro velocissimo ai candidati, 1 minuto 30 secondi per una, come dire, una richiesta di voto ai cittadini, l'ultima battuta veramente, poi possiamo andare. Ma che manco stavolta? Grazie, ho parlato Manco già tanto, stavolta. ricordo il nostro programma, questo è importante, le altre sono veramente sterili contrapposizioni. Il programma riguarda la crescita della città, riguarda i servizi, riguarda la sostenibilità ambientale. Qualcuno ha tentato di parlare di programma anche meglio di me, rispetto agli altri candidati, soprattutto quelli più piccolini, hanno fatto un ottimo lavoro e io credo che su quel programma dovremo confrontarci se noi andremo al ballottaggio per aggiungere e anche per modificare e sostituire il nostro se sarà necessario. Crescita significa sviluppo finanziario della città, più occupazione a Frascati, servizi significa un comune amico, meno tasse, abbassamento del costo dei parcheggi, più servizi ai cittadini e sicuramente quelli della periferia. Sostenibilità ambientale significa vivere in una Frascati migliore, più qualificata, più civile, che recuperi il suo ruolo storico e Ci tradizionale, che è vogliono i veramente soldi da importante. Da Nannina ultimo 1 e voglio a dire una cosa, Straotto, se la forza della Alessandro! politica di Frascati si mette insieme oggi, noi saremo capaci tutti insieme di rappresentare Frascati meglio a livello superiore. Non mi interessano le sterili polemiche, rispondo solo quando sono molto provocato, ma io credo che invece a Frascati possiamo fare bene, possiamo essere uniti. Grazie, buon lavoro. Allora, io voglio dire che spero di aver dato il senso del mio messaggio, che va nell'ordine del cambiamento. Noi siamo qui e siamo sicuri di appartenere a una forza politica estremamente seria e affidabile, perché lo stesso cambiamento che noi vogliamo apportare a Frascati è quello che attualmente i vari Renzi a livello nazionale, il presidente Zingaretti a livello regionale e noi Mi qui nel nostro raccomando. piccolo vogliamo riuscire a realizzare. Quindi io spero che tutto questo sia il valore aggiunto per noi cittadini, perché migliori il nostro vivere comune, perché siamo una comunità e da questo dobbiamo ripartire. Grazie e votateci. Non voglio annoiare perché oramai sicuramente vi siete annoiati. Voglio mettere in evidenza soltanto le quattro parole che per noi sono la nostra filosofia di vita, ma spero che diventino filosofia di governo, e cioè la trasparenza, la partecipazione, il Riprese libere, rispetto e la correttezza. Se voi volete dei lavori di che queste consiglio. parole diventino realtà nel governo, votate Frascati in comune. Grazie. Come ho detto all'inizio, sviluppo economico, ambiente, sicurezza, solidarietà sociale, cultura e scuola. In maniera particolare, tra i punti del nostro programma, oltre alla riqualificazione patrimoniale, abbiamo inserito anche le politiche inerenti welfare to work, in quanto non più assistenzialismo dovuto, ma bensì borse lavoro affinché possano essere aumentate le unità lavorative per il decoro del verde, per i servizi cimiteriali e per i lavori di manutenzione ordinaria nella città di Frascati. Chiediamo il vostro voto affinché il 25 possa essere dato un segnale di discontinuità e di rinnovamento. Grazie. Del 16 maggio niente. Fabio Emanuele. Silenzio assoluto. Allora, sembrerà strano, ma noi non chiediamo il vostro voto. Cioè, il vostro voto lo vorremmo, ma non ve lo chiediamo. Noi chiediamo la vostra partecipazione. Chiediamo la partecipazione dei cittadini di Frascatani a un progetto, alla costruzione di una comunità. Il voto è una cosa che viene di conseguenza. Il 16 maggio, venerdì Eccolo. sera, dalle 19 alle No. 23, come Movimento 5 Stelle di Frascati Mannaggia organizziamo la una festa in miseria. Piazza San Pietro. È sì legata al discorso politico, alla campagna Ma elettorale, ma soprattutto Belledri. un'occasione per stare insieme, per portare un po' di musica, dei gruppi giovani e per un confronto. Il 23 maggio, come Movimento 5 Stelle di Frascati, saremo qui la mattina per l'ultimo confronto con i cittadini e la sera a San Giovanni a Roma per la fine della campagna elettorale europea. Quello che vi chiediamo per Frascati e per l'Europa, pensate al Movimento 5 Stelle, ma pensate soprattutto al vostro futuro. Grazie. Fabio Polli. Fabio, il 16 Allora, maggio, di contrariamente a chi ci qualcosa. definisce piccoli, noi non siamo affatto piccoli, ragazzi. Noi abbiamo fatto la scelta di stare da sola
da soli, che era la migliore. In questo momento storico, stare da soli è la scelta migliore. Tra le altre cose, vi dico, noi rappresentiamo il partito di maggioranza relativo a Frascati, ovvero rappresentiamo quei 4.000 cittadini che non sono andati più a votare in questi anni. E a noi, a loro facciamo l'appello: tornate a votare, perché altrimenti vi riprenderete 20 anni di liti in palazzo, nel palazzo comunale. Sappiate che nel 2001 bolscevico, un'azienda che avrebbe realizzato un parcheggio sotterraneo a costo zero con finanziamenti europei, e a questa azienda presentata dall'ingegner Pinto non fu neanche detto grazie. Guardatevi il filmato sul nostro blog del Movimento Popolare Tuscolano. Detto questo, vi rinnovo l'invito: fate tornare a votare questa volta quelli che sono delusi dalla politica, perché la proposta civica, la proposta di ridare Frascati ai cittadini sarà la proposta vincente. La nostra Frascati sarà più bella. Se volete quell'altra, tenetevela. Roberto Mastrosanti. Grazie ancora. Vabbè, io mi associo, insomma, come idea è quella dell'amico del sì. Andate a votare, informatevi, partecipate. Oggi su questo palco, comunque tra qualche ora e tra qualche parola di troppo, comunque avete visto 8 persone che vogliono dare un segnale forte di impegno per la città. Io la penso anche come Alessandro, questa è una città dove bisogna essere orgogliosi, l'orgoglio di una comunità. Chiunque vincerà queste elezioni sarà il sindaco di tutti, io, ma riconoscerò come mio sindaco qualsiasi degli altri candidati che vincerà queste competizioni. Per quanto riguarda un'ultima cosa, ecco, qui serve essere innovatori nel metodo, nel modo di essere, nella cultura personale. Un sindaco fa cultura. Io ho fatto l'amministratore, chiedo soltanto di giudicarmi per quello che ho fatto, per l'impegno che ci ho messo, per la serietà, la dedizione, e penso poco mi possa dire di altro, di negativo, però anche se negativo sempre informatevi. Per amministrare una comunità ci vogliono idee chiare, coraggio e determinazione. Noi ce l'abbiamo, abbiamo la competenza per farlo, siamo i veri innovatori, perché vogliamo innovare nel metodo, l'abbiamo dimostrato in questi anni, quantomeno col mio impegno personale. Per quanto riguarda poi l'innovazione in senso generale, i candidati siamo noi, non sono candidati solo comunali. Se parliamo di Renzi, il primo comitato a Renzi lo aprì io quando tutto il PD stava con Bersani. Quindi non è un'etichetta o un marchio sovracomunale che fa il sindaco di Frascati, perché Frascati lo scelgono i frascatani. Grazie. Allora, nel frattempo ci ha raggiunto con molto piacere Vincenzo Rossetti, al quale lascio la chiusura, un intervento di chiusura e niente. Adesso parla di numeri. Buongiorno, io chiedo scusa per non essere stato qui dall'inizio, ma come avevo avvertito sono stato impegnato un importante impegno di lavoro, sono presidente del collegio sindacale della Banca di Frascati, che oggi ha tenuto l'assemblea per approvare il bilancio del 2013. Capite bene che questo impegno, per quanto anche questo qui in Piazza del Mercato rappresenti un passaggio importante per tutti, quello è un impegno professionale a cui certamente non posso né mancare né soprattutto delegare qualcun altro. Per cui chiedo scusa per questo. A questo punto il mio intervento è soltanto per darvi un saluto, per dirvi semplicemente che noi ci siamo messi in gioco per rinnovare davvero, per essere veramente l'alternativa al vecchio modo di fare politica, portare onestà, trasparenza, competenza, che senza volere essere presuntuosi di competenza, e l'ho dimostrato penso nella lettura del bilancio, nel denunciare tanti fatti che sono stati riportati in bilancio in maniera inadeguata, in maniera esagerata, con sprechi. Gli sprechi del bilancio sono sotto gli occhi di tutti, guardateli, leggete il bilancio, se volete venitemi a chiedere quello che voi volete. Io vi onestamente, perché sono abituato ad agire con onestà soprattutto, onestamente vi dirò quello che rappresenta ogni voce di bilancio. Per cui Maestro, dico, senti, è nervoso, dateci fiducia, dietro. Noi vogliamo veramente cambiare Frascati. Se non ci riusciremo, ci basterà aver sensibilizzato gli animi di molte persone a che forse è possibile cambiare con la volontà di tutti.
non fatevi abbindolare dalle chiacchiere. Non voglio fare polemiche con nessuno, ma dire che chi vincerà sarà il sindaco di tutti e io lo rispetterò, non ci credo, perché non me ne voglia Roberto, ma mi pare che le primarie siano state talmente evidenti. Ha vinto Spalletta le primarie e mi pare che sia Di Tommaso che Mastrosanti abbiano detto non ci sta bene, ce ne andiamo per conto nostro. Quindi non so con quale onestà intellettuale, se dovesse vincere Adotti, Mastrosanti o Di Tommaso saranno tranquillamente i loro sostenitori. Grazie e buona giornata. Assag, state tranquilli. Allora, grazie a Vincenzo Rossetti, grazie a tutti gli altri candidati. Volevo ringraziare infine Mirko Fiasco per averci messo a disposizione l'amplificazione e Roberto Mastrosanti per lo spazio, visto che la piazza era loro assegnata. Grazie a tutti voi e buona giornata. Che ha detto? Ho sentito una cosa strana.